primo disco di Giovanni Truppi per la Voodoo Worm Label, un'etichetta che dopo aver confermato il tuo ingresso in quella che è la sua famiglia, ha dimostrato di essere attenta verso quegli artisti capaci di esprimere delle ottime qualità musicali. Come ti stai trovando con loro? Mi sto trovando molto bene. E poi no, mi sto trovando molto bene, è stato da subito un rapporto molto naturale, ecco, probabilmente questa è la parola che mi sembra più adatta. E credo tra l'altro che è molto presto anche per fare dei bilanci, perché mi piacciono le cose, mi piace valutare le cose sulla lunga distanza, quindi credo che siamo all'inizio di un percorso insieme. Continua a fare male, sta andando bene Giovanni, dai che ce la puoi fare. Nuovo gioiello di un cantautore d'avanguardia, roba da annoverare tra le specie protette. Così termina la nostra recensione del tuo ultimo album. Un lavoro che è stato molto apprezzato dalla critica musicale in generale. Raccontaci la storia di questo album, come è nato e che messaggio hai voluto dare. Non lo scrivo pensando a dei messaggi da dare, scrivo pensando a quello che mi interessa e a cercare appunto di raccontare le cose che mi interessano, gli argomenti, le persone, le vicende che mi interessano. E in realtà anche la storia di questo album è molto normale, è fatta di lavoro quotidiano di circa un anno, che brano dopo brano ha portato alla realizzazione del disco. Ci ho lavorato con Marco Buccelli, che è il produttore dell'album ed è il batterista dell'album, che è stato molto importante. Con lui mi sono interfacciato durante tutta la fase di scrittura e anche poi di arrangiamento del disco. Il disco è stato registrato da Ivan Antonio Rossi. E questo è. In conversazioni con Marco sui destini dell'umanità sei stato influenzato dal libro Le particelle elementari di, non lo so pronunciare, Hollebeck, e se sì in che modo? Ma no, tra l'altro ho letto questo libro, cioè non l'avete pensato voi, non l'ho detto io, credo. Consiglio alla redazione. Però Le particelle elementari è un libro che mi è piaciuto moltissimo, che ho letto precisamente 4 anni fa, e che però è uno dei libri più pessimisti e devastanti, credo, che tu l'hai letto. E invece nelle mie intenzioni, conversazioni con Marco, in realtà aveva, oltre a delle zone d'ombra, anche un po' di luce, degli sprazzi di luce, oltre al fatto che il tono mi sembra pure molto meno alto, cioè comunque dico, no, ovviamente senza fare paragoni, ma proprio anche nelle intenzioni è meno drammatico del tono del libro. Che fase sta vivendo secondo te il cantautorato italiano? Credo che il cantautorato italiano stia mettendo le basi per dare alle persone delle nuove canzoni da ricordarsi tra tanti anni. Credo che questa cosa non è ancora arrivata nel suo clou, ma che sta succedendo. Il tour estivo prevede date in giro per tutto lo stivale, sicuramente passerà ancora un po' di tempo prima del prossimo album. Stai pensando a qualche progetto in futuro, qualche collaborazione? Sto pensando al prossimo album, sto pensando
sono molto felice perché sto suonando di più di prima e quindi sto cercando di capire come organizzarmi per scrivere e continuare a suonare. Più o meno la cosa, il progetto per il futuro su cui sono focalizzato in questo momento è questo. Non sto pensando a delle collaborazioni, credo, per ora. Ciao a tutti. Grazie.